Buongiorno a tutti, benvenuti a questa missione per una campagna con l'F-18C Hornet. Andiamo sotto campagne, scegliamo questa Task Force Challenger nel 1989 con lo Hornet. Andiamo a volare questa missione che è una missione di interdizione. Non sto a leggervi tutto il pippone, decolleremo dalla porta aerea Stennis, voleremo verso il waypoint 1, poi il waypoint 2, poi il waypoint 3. Abbiamo il nostro target che è così. Questo è il nostro target. Abbiamo l'immagine 1, l'immagine 2, questa è la nostra Stennis. Queste sono le forze nemiche che stanno spingendo da nord-ovest verso sud-est e poi le forze georgiane che contrastano questa avanzata. Abbiamo qui le minacce. Vedete che abbiamo una CAP di MiG-29, Combat Air Patrol, quindi ci possiamo aspettare l'intervento di MiG-29. Abbiamo un AWACS nemico in zona. Batterie missilistiche SA-6 a guida radar, anzi SA-8 a guida radar e SA-9 a guida infrarossa. Località sconosciute per queste batterie di Zeus 23, invece l'SA6 abbiamo queste località. Abbiamo due basi aeree operative in zona. Ecco il nostro waypoint 2, il nostro waypoint 3, la località dell'SA6 1 e 2, e poi le forze nemiche che sono dietro questa collina che stanno spingendo verso sud-est. Distruggere il posto di comando al waypoint 3. Dobbiamo fermarci al waypoint 2 se necessario per attendere che la nostra missione SEAD, Suppression of Enemy Air Defenses, si occupi di queste batterie missilistiche e la nostra CAP ingaggi i velivoli nemici. La CAP di F-15, ecco di nuovo il waypoint 3, lo vediamo lungo questa strada, questa tratteggiata, questa è la strada. Waypoint 3, posto di comando che è fatto così. Poi, ok, queste le frequenze. Abbiamo il nostro intercom, quindi con il nostro gregario, la 264 per l'AWACS che la attiveremo sul COM 2, la 265 la Stennis, la 256 è il tanker. Quindi sono il canale 1, 2, 3, 4. Atterreremo sulla radio 1 il canale 1, sulla radio 2 il canale 2 e in atterraggio sulla radio 1 mettiamo il canale 3, o anzi sulla radio 2 il canale 3 per la Stennis. Allora abbiamo noi che siamo Colt sugli F-18C, poi abbiamo una missione di soppressione delle difese aeree nemiche con sempre degli F-18C, abbiamo Chevy che fa la scorta con gli F-14. Ecco, non ci sono F-15, mi sono sbagliato. Poi abbiamo uno AWACS, aereo radar, che è un E2, si chiama Wizard. E poi abbiamo un tanker, che è Texaco, sulla frequenza 256. E questo è quanto. Ci vediamo a bordo. Eccoci quindi a bordo della Stennis. Pronti per il lancio con la catapulta. IWR acceso,
ICM in modalità jamming, contromisure in modalità automatica. Abbiamo la sequenza nel piano di volo, selezioniamo il waypoint 2 e lo facciamo capo all'autopilota in modo che l'autopilota ci porti sul waypoint 2 direttamente. Early warning, contromisure attivate, programmi. Andiamo in modalità hard to ground, contromisure, programma. Programma 1, mettiamo manuale, chaff 0, flare 2, ripetizione 10, intervallo 1, salviamo. Andiamo ora al programma 5, flare 0, chaff 2, ripetizioni RPT 3, intervallo 1 va bene, salviamo. Ok, contromisure pronte. Frequenza dell'AWACS 264 in ascolto e la comune 305. Sul display di destra, Situation Awareness display. Anzi, facciamo che Situation Awareness a sinistra, Early Warning a destra. Qui abbiamo l'HSI. Ecco che arrivano le prime chiamate, però. Bearing range and altitude. Quindi rilevamento, distanza e quota. E anche aspect, quindi l'orientamento dell'aereo rilevato nemico rispetto al nostro moto di direzione. In avvicinamento, in allontanamento o con rotta perpendicolare, ovvero hot, cold o... Ok, intanto sto impostando l'MK84 per un lancio di due ordigni con una separazione di 75 piedi l'uno dall'altro, in modalità CCIP, quindi manuale. Siamo in modalità air to ground con aeroplano disarmato, andiamo a selezionare la quantità carburante della tanica esterna, 1010 kg di carburante, selezioniamo il pilone centrale e ci prepariamo per il rilascio quando sarà vuota. IWR limit display per vedere sull'IWR solo i traffici più rilevanti, le minacce più rilevanti. Ecco che siamo stati illuminati dal radar di ricerca dell'SA6, il missile terra-aria della contraerea. Cerchiamo di avvisarci una quota alla quale non riuscirà più a rilevarci, circa 500 piedi, ma ci rileva ancora. Ok, andiamo a impostare una prua di fuga per dare tempo ai nostri velivoli della CAP di ingaggiare i MiG-29 nemici per non buttarci subito nella mischia. La nostra missione è di attacco al suolo, quindi dobbiamo lasciare che i giocatori ci facciano il loro lavoro. Nel frattempo attivo il data link. Mossa inutile, visto l'epoca di questo combattimento, non c'era il data link. Ecco che vediamo due MiG-29 alle ore nostre 10, l'SA6, anzi 3, 4 MiG-29, 5 MiG-29 e non vedo nessun F-14, ecco perché sto mettendo una prova di fuga. Vedete i raggi d'azione degli SA6. Tutto ciò dobbiamo sempre prestare molta attenzione alle chiamate dell'AWACS per capire il rilevamento e la distanza delle minacce. Il nostro gregario è in posizione echelon destro, ho attivato l'MF Mounted Display, quindi il visore sul casco. Eccolo lì. Abbiamo un F-18 che è il nostro gregario. Due F-14, ecco, gli F-14 sono entrati ora in azione,
Cominciamo quindi a portare una prua parallela all'azione in modo da non avvicinarci, da non allontanarci neanche ulteriormente. Abbiamo una minaccia a 35 miglia, ma è cold, quindi in allontanamento, non c'è problema. Minaccia a 30 miglia, 8000 piedi in avvicinamento, e questa è rilevante. Ecco, quel 2 MiG-29, 2 MiG-29, uno ci sta inquadrando, abbiamo un F-14 in zona, vediamo se riesce a occuparsene lui. Noi nel frattempo siamo paralleli alla rotta d'ingresso. Vado in capo in modo da virare verso il waypoint 2 di nuovo. Cerchiamo di dare un'occhiata con il nostro radar di ricerca aerea per vedere se riusciamo a capire chi è chi. Non riesco a locare questa traccia radar, e ora siamo, abbiamo un radar disponibilato. Abbiamo un traffico a 26 miglia, un contatto a 26 miglia secondo il nostro gregario. Minaccia. Andiamo a selezionare il waypoint numero 3. Minaccia 20 miglia. Mettere il waypoint 3 in modalità target in modo da poterlo vedere come un diamante a terra, ma riportiamo le nostre bombe in modalità CCIP per lo sgancio manuale. Group 100 kg di carburante nel centrale, quindi è praticamente finito. Via la tua manetta, andiamo ad accelerare per la rotta finale d'avvicinamento. Ora è stato chiamato una minaccia a 12 miglia che è troppo vicino, quindi decido di interrompere l'attacco. Ho visto che veniva da 020, cerco di andare verso sud. Vedo che abbiamo due F-14 dietro di noi in zona combattimento, quindi mi fido e decido di ritornare verso l'attacco finale. Nel frattempo le chiamate si riferiscono a minacce in allontanamento, quindi questo è ottimo. Torniamo quindi ad alta velocità in avvicinamento a bassa quota verso il nostro bersaglio, che è il target, waypoint 3, in direzione 3.
Lasciata la tanica esterna, riposizioniamo interruttori neutro. Alta velocità, bassa quota per evitare il radar di cerca nemica. Accenderemo fino a 5 miglia, a 5 miglia sul muso, quasi in verticale. Ci capovolgeremo per poi fare un attacco a 45 gradi con sgancio manuale, mentre rilasceremo delle flare per evitare i missili a ricerca infrarosse. Miglia. Diamo un'occhiata intorno a noi per vedere se scorgiamo un lancio di missili o un aereo nemico in avvicinamento. Rombo a terra, bersaglio identificato. Allineiamoci. Rilascio. Siamo stati colpiti. Contraereo. E via. Posto bruciatore. Ecco un missile ci ha appena evitato, al pelo, secondo missile sotto di noi, evitato per il pelo, sono entrambi andati per i nostri flare. Contraerea ci sta sparando, dobbiamo riuscire a scavallare questa collina, dovremmo essere relativamente in sicurezza. Fuel low, vuol dire che per qualche motivo non abbiamo molto carburante. È probabile che quel colpo di contraerea abbia danneggiato i nostri serbatoi. Uscita dall'area alla massima velocità per evitare caccia nemici e missili terra-aria. Quota la più bassa possibile per utilizzare il disturbo elettromagnetico della Terra e nasconderci dai radar di ricerca nemici. Una volta superata la linea di costa dobbiamo essere relativamente in sicurezza. Cerchiamo di dire al nostro gregario di tornare in formazione con noi, anche se temo che sia stato abbattuto nella concitazione dell'attacco. Non sono riuscito a prestare troppa attenzione alle sue comunicazioni. Non risponde, quindi è probabile che sia stato abbattuto. Cerchiamo di impostare la navigazione verso la Stennis, il Takan sul 74X.
4X. Andiamo ad accendere il Takan, Takan on, selezionato, e poi a mettere il VRC, VRC che dovrebbe essere 305. Vado a memoria, andiamo a selezionare 305, Basic Recovery Course. Con il carburante andiamo a vedere un po' i quantitativi, 1500 kg totali, non ci arriveremo mai. Realizzo a questo punto che è molto improbabile che riusciremo ad arrivare alla porta aerea. Temo che i nostri serbatoi siano stati danneggiati durante l'attacco al suolo. Ecco qui la ICLS, il sistema ILS della portaerei. Ci prepariamo quindi per un appontaggio diretto, ma non credo che ci arriveremo. Selezioniamo la frequenza della Stennis. Che ora sto chiamando sul canale sbagliato. Nel frattempo vado a reimpostare il Basic Recovery Course 305. Sono completamente pronto da un avvicinamento diretto. Andiamo ora sul canale 2 della radio. Ci hanno dato le istruzioni per l'avvicinamento. Quantità carburante. kg, non ci arriviamo di sicuro. Andiamo in finale verso la porta aerei, motori al minimo, cerchiamo quindi di planare come fossimo un aliante, ma il risultato sappiamo tutti quale sarà. L'F-18 non è che sia un gran veleggiatore. Carburante, vedete, 70-60, il gioco è finito, la missione è compiuta con successo, l'obiettivo è stato distrutto, siamo riusciti a venire via dal territorio nemico, quindi non ci inietteremo in territorio nemico, e questo va bene, ma questo jet si perderà. Velocità 180 nodi in diminuzione. Thank you.
Si cominciano a intravedere le onde del mare. E il dado è tratto. Bene ragazzi, eccoci qua. Come avete visto, la missione è stata un successo per quanto riguarda il punteggio di missione, quindi luce verde 100%. Purtroppo ho forse usato troppo il post bruciatore con troppo zelo e alla fine sono stato punito, non abbiamo riportato a casa l'aeroplano. Però la missione è con questo un successo e possiamo ora procedere con la nostra campagna. Grazie a tutti per aver volato con me e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!